Ma che succede? C'è qualcuno? Che freddo. Che ci fai qui? Sei morto. Morto? Cioè, Miranda, lei... No, devo ancora salvare Rose. Ti sbagli? Non è stata Miranda. Tu sei morto da tempo. Che stai dicendo? Posso ancora... Vedi? Miranda non ti ha ucciso. Non dirmi che ti sembrava normale. Nonostante tutte quelle terribili ferite. Ricorda. Tre anni fa, a casa dei Baker. Tu sei stato ucciso da Jack. Sei morto lì, tre anni fa. È impossibile. Non ci credo. Non dovresti neanche reggerti in piedi. No. Confondermi, basta! Non dovresti stare in piedi. Vaffanculo! Cosa... che cosa sono allora? Io... ho... fatto tutto questo. Rosa... mia... Capisci adesso? Tutto il tuo corpo è fatto di muffa. Non vedrai mai più la tua famiglia ormai. Famiglia. No. Rose, io devo salvare mia figlia. Tu sei già morto. Morto? Devo... salvare Rose! Sei sveglio finalmente! Dove mi trovo? Sulla mia carrozza. Stavi avendo un incubo. Duca. La tua battaglia con Heisenberg è stata fenomenale. E poi è apparsa Miranda in persona. Da quant'è che sono svenuto? Non manca molto all'alba. Duca, mi serve un favore. Portami da Miranda. Mi aspettavo lo chiedessi e siamo già in viaggio.
Arriveremo a breve. Grazie. Ma Ethan, ne sei proprio certo? Il tuo corpo, beh, cade a pezzi. Sì. Che domanda sciocca. A proposito di domande sciocche, chi o cosa sei tu? Anche per me è arduo rispondere. Siamo giunti. Ti sono debitore. Signor Winters, temo che non potrai più fare ritorno alla vita di prima. Sei pronto? Sì, devo essere. Devo muovermi. Fuori dai piedi. Andare avanti. Oh, piccola Eva, mia splendida figlia. Torna da me. Eva, sei proprio tu. Mi sei mancata. Cosa? Oh. I poteri mi abbandonano. Rose! Miranda! Interessante. Il tuo corpo è davvero anomalo. Restituiscimi Rose! Adesso! Vedrai! Quando ti avrò finalmente ucciso! Prendila! Ora! Lasciala!
trascorso un'eternità preparando questo momento. E adesso lo vuoi distruggere così? Mi prenderò ciò che mi è dovuto. Tutti i miei desideri verranno esauditi! Rose è mio! Sei stato utile al tuo scopo, Winters. Ti sei sbarazzato dei miei figli fatali e hai risvegliato il glorioso Mega Micelle. Su, via, non preoccuparti per la piccola Rosa. Ti posso assicurare che ci penserò io a renderla davvero felice. Quindi ora puoi morire in pace e per sempre. Lascerò scappare. Sovea, basta resistere. Coraggio, devi arrenderti. Piccola Rose. Non hai nulla da dire. È il momento di... Cos'è l'amore per la mia, non è vero? Perché vuoi privarmene? Spiegami perché cazzo non vuoi capire che Rose è mia figlia, non tua! Questo è... uscire di testa! In fondo, tutti muoiono prima o poi. Morirai.
grande mega micete. Ascolta le mie preghiere! Lascia pure tutto nelle mie mani. Ti aspetto un riposo eterno. Col cazzo! Muori, 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 muori! Con i poteri di Rose del Mega Micete, mia figlia potrà finalmente ritornare in vita! Ho aspettato 100 anni, un secolo intero, solo per questo giorno! Perché sei a coperto? Sta fermo! In fondo, tutti muoiono prima. Tanto stai per morire! Perché è mia figlia, maledetta psicopatica! È giunta la tua ora! Crepa! Per te è finita, Will! Perché ti ostini a combattere? Comprendo bene come ti senti, Winters. Dico davvero. Purtroppo, però, è arrivata la tua fine. Quanta energia! Sei disgustoso. Perché ti ostini a resistere inutilmente?
Rose! Va tutto bene, Rose. Tutto bene. Ethan! Ethan! Forza, Ethan! Forza, Ethan, alzati! Oh. Chris... Ethan! Ce l'hai fatta! È finita! Credo che sia finita per entrambi. Ethan! Andiamo, presto! Non ti fermare, Ethan. C'è una bomba lì dentro che raderà al suolo l'intero villaggio. Ehi, guardami. Quando esploderà, non possiamo essere qui. Cazzo. Mia ti sta aspettando. Lei è viva, capisci? È viva! Mia, mi dispiace. Ti amo. Occupati di Rose. Ehi, ehi! Ehi! Glielo dirai di persona. Coraggio, un ultimo sforzo. Vado a lei. Deve essere forte. Merda. Addio, Rosemary. Ethan. Vai! Vai, decolla subito! Aspetta! Dov'è Ethan? Fai in fretta! Ce ne dobbiamo andare! No! Non possiamo andare! Non senza mio marito! Mia, siediti e metti la cintura. Non prima di avermi detto dove si trova Ethan. Lui non ci avrebbe mai abbandonata. Ora dimmi, che cosa è successo? Dove... Cos'è stato? Ti avevo detto di sederti. No. Lui dov'è? Chris... Che cosa gli hai fatto? È morto! Ci ho provato. È rimasto lì per aiutarci a fuggire. Mi dispiace. Capitano! Venga qui a vedere. La BSAA non ha mandato soldati. È un'arma biologica. Cosa pensavano di fare? Ci sono ordini? Recupera la squadra. Si va alla base della BSAA Europa.
La pagheranno cara. Hai ricevuto dei doni, ma hai voluto di più, Brindio. Di più ora ci è dovuto. In un lampo venne imprigionata in uno specchio. I suoi genitori l'avevano cercata a lungo e infine la trovarono. Con rabbia furiosa il padre affrontò la strega, mentre l'amore della madre infranse l'oscuro incantesimo. Ma la strega era potente e il padre urlò: «Salva nostra figlia!» Così la madre portò in salvo la bimba, mentre la foresta si consumava. La foresta bruciata resta come triste ricordo del sacrificio che il padre ha compiuto. Ancora oggi, se un bambino fissa troppo a lungo quell'arsa terra desolata, verrà assalito dall'incubo di perdersi mentre è in cerca di bacche. Pensi che il bambino riuscirà a toccare la luna? Non si può fare, è troppo lontana. Nemmeno con un razzo spaziale. In quel caso sì, ma sarebbe molto, molto fredda. Ma che sciocca che sei. Non penso che la luna sia fredda come un'orca. Dico di sì. Ehi, papà. Buon compleanno. Scusa per la settimana scorsa. Ho molti test da fare. Lo sai, è così. Quando parli del diavolo,
Devo andare. Ti voglio bene. Sì, l'ho trovata. Dove se no? Soprattutto oggi. Abbiamo un problema. Ci servi, Evelyn. Non ti azzardare a chiamarmi così. Ehi, era solo una battuta, Rosa. So fare cose che nemmeno Chris è in grado di immaginare. Bersaglio a tiro. Sta fermo. È tutto a posto. È solo una ragazza. Complimenti per la calma, Rosa. Gli somigli molto, sai? Lo so.